Buongiorno e un caro saluto a tutti voi convenuti in aula e anche a coloro che seguiranno per TDS la conferenza, appuntamento mensile di padre Giuseppe, professore emerito della Pontificia Università Salesiana, con una lunga e fruttuosa, anche con tante pubblicazioni, attività accademica. E questa mattina ci tratterà un tema di estrema attualità, perché oggi il problema più grande, anche per la Chiesa, ma nelle famiglie, nelle scuole, nella società, è la comunicazione, è la relazione. E il titolo della conferenza è interessantissimo. Io ho avuto già il piacere, perché gustare certe affermazioni, certi principi, cultura e rivelazione biblica. E come un bravo prof che non dimentica mai di essere stato anche alunno, cercherà di spiegarci i termini, che cosa si intende per cultura, cultura vera, e che cosa si intende per rivelazione biblica. È stata questa l'iniziativa anche di Gesù, è la linea dell'incarnazione, parlare di cose trascendenti, divine, che svelano veramente chi è l'uomo. E così, ecco, ci chiarirà questo termine cultura, ma per la rivelazione, che questo togliersi il velo davanti del Signore, per cui adesso è conosciuto, si è fatto conoscere, si è fatto toccare in Gesù Cristo, però riesce a farsi vedere, riesce ad attirare anche i giovani di oggi. La rivelazione è statica, perché la parola è quella che è stata sancita dagli agiografi, alcuni da un'esperienza diretta, pensiamo ai Vangeli, altri per la tradizione orale, e poi insieme hanno redatto, nella redazione appunto, questi testi sacri. Ci dirà che la rivelazione, pur essendo uguale alla parola, ma viene declinata, viene applicata ai tempi che noi viviamo, per cui riusciremo a capire meglio anche chi siamo noi in rapporto con Dio. E terminando la sua relazione ci dirà: allontanandoci da Dio è la fine dell'uomo, per non dire anche la fine del mondo. Solo se Dio tornerà a essere al centro della cultura, noi possiamo fare parte da giganti anche nel cammino sociale, nel cammino anche. E questa è la vera cultura, quando si arriva al rispetto della dignità di ogni essere umano, di ogni donna e di ogni uomo. Grazie già in anticipo, Don Giuseppe, e affidiamo, come sempre, il nostro incontro a Maria, aiuto dei cristiani e sede della sapienza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Buon ascolto. Buona giornata, e a distanza di un mese ci rivediamo. Il titolo che avete poi sui fogli e potete leggere è Cultura
è rivelazione biblica. Ma già nell'incontro precedente di ottobre avevamo parlato fondamentalmente di una presenza cristiana nel mondo di oggi. Allora potremmo dire che il rapporto c'è tra la fede di chi crede e la vita in cui siamo collocati insieme a tanti altri. Non tutti sono credenti, ma tutti sono viventi in una realtà sociale. Ecco. Allora dobbiamo tentare di capire le parole, perché oggi si ripetono le parole e non corrispondono alla verità. Poco fa mi ha fatto un paio di domande un telecronista di una tele siciliana. MPA. Beh, comunque. E mi ha detto che rapporto c'è tra la fede e la vita, cristianamente parlando. Non tutti la interpretano in questo modo, no? E io ho risposto semplicemente: la vita se ne sta andando per conto suo, la fede si sta perdendo. Perché dico questo? Leggo le statistiche, adesso è uscita un'altra fatta dall'Università Cattolica. Sta diminuendo sempre di più l'afflusso dei credenti alla partecipazione della vita della Chiesa. E questo è un indice di cambiamento culturale e sociale. Allora, che cos'è fede e che cos'è cultura? Questo è il tema che cerchiamo di interpretare per dire come si coniugano i diversi momenti e come si può, dal punto di vista della fede, partecipare a una vita nuova, diversa. Vi ricordo semplicemente che 70 anni fa è finito il Concilio Vaticano II. Molti nuclei tematici di quel concilio, si parlava di nuova evangelizzazione. In questi 50 anni ci sono stati molti interventi della Chiesa e addirittura un altro proprio documento pastorale della Chiesa italiana su nuova evangelizzazione. Il problema è che significa rievangelizzare, evangelizzare di nuovo. Significa che la fede non c'è. Se partecipate alla processione dei santi patroni di tutte le diocesi, vedete quanta gente ci va. E uno dice: che devozione popolare. C'è stato anche un documento della Chiesa sulla religiosità popolare. Allora, uno che segue la statua di San Matteo si ferma quando passa a guardarlo, gli fa anche un bacio, vabbè, gli manda un bacio a pizzichino, come si dice a Napoli, vabbè. Ebbene, quella non si chiama fede, si chiama devozione. Allora, molti apprezzano questa devozione come un segno di partecipazione, ma dal punto di vista di chi partecipa, che cosa c'è? C'è la ricerca di qualche cosa che sfugge a quello che è il contesto in cui sta vivendo. Brama un desiderio di vita migliore, pur sapendo che sta godendo di tanti benefici della cultura di oggi. E allora non dobbiamo confondere il significato delle parole con il concetto di fede. La fede è un dono di Dio e i doni li dobbiamo accettare se vogliamo, ma soprattutto capirli per viverli. Che significa allora vivere la fede nel mondo di oggi? Allora, questo è un po' il tema fondamentale del rapporto tra fede e cultura. Sulla fede noi abbiamo dei punti di riferimento stabili che sono nella
Sacra Scrittura, che chiamiamo Bibbia, il testo madre della fede cristiana. E la fede è un dono che viene da Dio, quindi è gratuito. La cultura invece è un modo di vivere dell'uomo e parte dall'uomo e dall'umanità. E allora ci domandiamo, quante fedi ci sono? Ce n'è una sola. La fede nel Gesù, figlio di Dio, fatto uomo, con il mistero dell'incarnazione. Chi è credente poi si documenta su che cosa significa accettare questa presenza salvifica in una vita che si sta disperdendo. La cultura non è una, sono tante. Sono tanti modi di vivere nelle diverse situazioni storiche, culturali, sociali e politiche. Allora, ogni nazione ha una sua cultura, che è legata alla sua origine, alla sua tradizione. E oggi c'è un fenomeno nuovo, la comunicazione globale. La parola globale ci richiama al globo, cioè a tutte le nazioni che stanno nel mondo, che non sono tutte uguali, ma tutti ricevono gli stessi stimoli. E ricevendo gli stessi stimoli cercano di capire che cosa viene loro comunicato, come viene loro comunicato e che tipo di cambiamento stanno subendo. E allora io nel foglio qui vedo semplicemente i titoli per parlare a voce, per non sembrare poi di essere troppo pedante, no? Leggi, io leggo e voi ascoltate, no? Dialoghiamo anche, se avete modo di non capire qualche cosa che dico, alzate la mano e potete intervenire, no? Che significa cambiamento mediatico? Stiamo parlando non di fede, ma di cultura. Tutti quanti voi avete il telefonino, vero? Benissimo. Che cosa c'è dietro questo strumento? C'è un mondo nuovo, un mondo diverso, un mondo proposto da chi? Non lo sappiamo. Certamente dietro questo mondo c'è un progetto che si potrebbe chiamare satanico. E allora, cambiamento mediatico significa che noi ci troviamo in una situazione in cui l'umanità sta cambiando. E come? In meglio o in peggio? In peggio, l'avete detto voi. E allora, è un bene questa comunicazione globale o è un male? È una realtà umana. E ogni realtà umana ha due facce da comprendere. Quella positiva, che legge la realtà in una certa visione, e quella negativa, che tenta di manipolare il cervello umano. La cultura è un modo di vivere, non è un'abitudine di cose da fare. Abbiamo il cervello per riflettere e pensare quello che dobbiamo fare, come lo dobbiamo fare e quando lo dobbiamo fare. E allora, capite perché molte volte bisogna rimodulare anche la proposta di fede. Non è che la cambiamo, quella è la verità e viene da Dio, Dio è immutabile. Ma è come la interpreta l'uomo che cambia. Faccio un esempio, poi dopo lo leggerete, sta scritto qui. Oggi in Italia vengono milioni di visitatori per vedere i musei.
Si dice che c'è una specie di stimolo nuovo per aprire gli occhi a vedere che cosa è il bello della vita. Noi vediamo il brutto purtroppo sotto gli occhi. Allora, il bello della vita appartiene a una realtà storica passata, perché l'arte che si conserva nei musei esprime esattamente il modo di vivere il bello dell'uomo nella storia con una certa visione alle spalle. Faccio un semplice esempio. Se scomparisse la fede cristiana, il 99% delle opere d'arte non esisterebbero. Il mondo sarebbe inutile. Allora, ci riflettiamo a questa verità oppure ci accontentiamo di vedere quanto è bello, che bello, che bella sta cosa? E poi il bello è una emozione. Dentro al bello c'è il buono. E il buono lo cerchiamo e lo facciamo noi. Il bello ci appare, il buono lo realizziamo. I greci univano queste due parole, bello e buono, dicevano kalos kai agados. Il bello è il buono, il buono è il bello. Solo che il bello che si vede appartiene alla storia, il buono che dobbiamo fare lo dobbiamo fare oggi. Chiaro? Allora capite perché siamo in questo momento di cambiamento sociale e culturale. Ed è velocissimo. Cambia da un anno all'altro. E se voi vedete anche nei vostri telefonini quante comunicazioni vi arrivano per invitarvi a fare che cosa? A seguire certi consigli, a ricevere certe proposte, ad accogliere una certa pubblicità. Ecco, chi c'è dietro questa comunicazione globale che sta offuscando il valore del bello e del buono oggi? Non ci dobbiamo accontentare di aver vissuto nel passato una certa realtà cristiana. E allora oggi bisognerebbe ricominciare da capo, perché è cambiato il mondo in cui viviamo. E dietro a questa realtà c'è una forma di manipolazione occulta. Si stanno facendo diversi incontri per stabilire delle regole su quello che si chiama la IA, intelligenza artificiale. Il pericolo sapete qual è? Che non è che dobbiamo studiarla, l'intelligenza artificiale è la manipolazione degli strumenti mediatici che cercano di cancellare la nostra identità umana. L'uomo viene sostituito dal robot. Vabbè. Allora, fino a quando si produce qualche cosa di buono che serve a migliorare la vita di tutti, va bene. Ma quando invece l'intelligenza diventa talmente esorbitante e sostitutiva, che il rischio è che sorpassa l'intelligenza umana, cioè ci sfugge di mano. Però scusate, dico così, ma perché glielo permettono queste cose qua? Chi è che glielo permette? Allora, chi permette che questi qua fanno queste cose? Nessuno li può fermare. Le autorità, le cose. Questo è il guaio, che alcune volte sono occulte. Sono occulte. Allora, ci sono. Non discutiamo inutilmente, cioè queste sono provocazioni che ci devono far pensare a come agire ciascuno di noi. Allora, io se devo rispondere a quelle, dico chi è che li fa? Non c'è nessuno che li fa. Perché? Perché i politici, per esempio, che comandano, che cosa comandano? Comandano questi burocrati che guadagnando miliardi li pagano, quindi sono manipolati essi stessi e sono corrotti.
Non c'è nessun altro mezzo, c'è semplicemente la coscienza di chi capisce di essere manipolato e si deve difendere in proprio. Allora, questo è il senso anche della fede cristiana, che non è un dono che Dio fa solo a qualcuno. Il guaio dei giovani, lui oramai è maturoso, ma il guaio dei giovani, quello è il guaio, tanta gioventù, questo sta perdendo, questo si... Allora, sentite, queste lamentele sono ritrite, non servono a niente. Vabbè, perché io potrei rispondere, i giovani da chi sono stati formati? Da noi adulti. E allora perché? Con chi ce la prendiamo? I giovani sono aperti al mondo di oggi, noi eravamo chiusi nel nostro piccolo. Oggi le nazioni sono l'una aperta all'altra, invadono il mondo, milioni di persone. Prima ognuno, prima di andare via, rimaneva ancorato alla sua terra. Cioè, quando queste cose travolgono l'umanità, sono movimenti così violenti che non si riesce a domarli. E la manipolazione diventa sempre più forte e più occulta per nascondere la verità. E qual è la verità? Noi diciamo che la verità è Dio che ha creato il mondo. La cultura di oggi dice che l'uomo si è creato da solo. L'uomo ha trasformato il mondo da solo. C'è anche tutta una querelle, un confronto, no? Tra scienza e fede. Nel passato la Chiesa ha boicottato la scienza. Ricordate gli esempi? E ha sbagliato. Allora vuol dire che anche i cristiani possono sbagliare nell'interpretare. La Bibbia, quando parla della creazione, dice è stato un ictus iniziale, cioè un punto di partenza, una scintilla. E la Chiesa, la scienza, come chiama questa scintilla? La chiama evoluzione. Allora la cultura si evolve, le culture si moltiplicano, si diversificano, si diffondono diversamente. E alcune volte l'una si mette contro l'altra. Le guerre sono culture diverse, però chi fa la guerra risponde con la guerra, appartiene alla stessa cultura della violenza. Ecco, allora capite che non è che facendo le nostre lagnanze dicendo i giovani, è colpa dei giovani, è colpa di tutta l'umanità che ha rifiutato la verità di Dio. E anche molti cristiani la stanno perdendo. Allora, tanto per dire i giovani, ma io quando dico anche, parlo di una famiglia, 50 anni, marito e moglie più o meno attorno ai 50 anni, che non vanno mai in chiesa, però mandano il figlio a fare la prima comunione che diventa l'unica. Che senso ha? Che idea di fede hanno quei genitori? Quelli sono gli adulti di cui parla quella signora che non fanno niente per i giovani. Li lasciano fare perché ricevono altri messaggi da questa comunicazione mediatica. E sono essi stessi, i giovani, che insegnano ai genitori come usare i telefonini. Me lo raccontate voi. Allora capite dove sta il guaio. Non è nel mezzo, perché il mezzo può essere utile per tante cose. È il modo di usarlo. Allora adesso, nel conflitto tra intelligenza artificiale, che diventa sempre più dominatrice, vuol dire che l'uomo sta perdendo la sua capacità di essere autonomo, di usare la propria testa, di rimanere uomini. Si perde l'umanità. Quello che oggi sta venendo fuori a livello di sensibilità umana è proprio di dire come vogliamo aiutare questa umanità a recuperare il senso della dignità umana. Cos'è la dignità umana? È l'uomo nei suoi valori fondamentali. Anima, corpo, mente. E questo uomo sta perdendo la sua unità, sta perdendo l'anima. Sta usando solo la materia. Allora, l'intelligenza artificiale, perché è artificiale? Perché è creata dall'uomo e gli sta sfuggendo di mano e sta
facendo autodistruggere l'uomo. Allora, questa realtà noi la possiamo dominare, ma non la possiamo eliminare. Allora, vi sto dicendo, ci sono dei gruppi di cultura credente che stanno provocando appunto degli incontri per dire fino a che punto dobbiamo umanamente controllare queste capacità che mettiamo in atto a livello di autonomia. Cioè l'intelligenza artificiale diventa preponderante sull'intelligenza umana e allora la dominerà. Non è più è l'intelligenza che ha creato lo strumento, è lo strumento che con la sua intelligenza trasforma la mente dell'uomo. Capite dove andiamo a finire? E allora devono trovarsi delle norme che devono regolare l'esercizio di questi documenti. Allora, è chiaramente la provocazione che ha fatto la signora che sta all'ultimo banco, chi è che dovrebbe dominarlo? Ci dovrebbero essere persone capaci di dire l'uomo vale più di tutto, ma non lo diciamo noi e non lo dicono in tanti. Perché? Perché spesso la materia umana è degradata. Pensate a quante violenze anche nel piccolo delle famiglie, dell'uno contro l'altro. Pensate a quanti aborti clandestini. Pensate a quante uccisioni. Cioè, mi ha fatto pensare in questa settimana una notizia di giornale, no? Una mamma di 28 anni che ha ucciso i due suoi bambini. E perché? Perché si lamentavano. Allora che testa ha questa persona? Come è arrivata a essere così degradata? La volta scorsa vi ho parlato che la fede appartiene come dono di Dio e deve essere generativa, deve essere feconda. Generativa perché crea umanità, crea nuovi figli. E oggi la crisi delle crescite, delle nascite, la vedete anche in Italia. E poi ci si lamenta in Italia che sono arrivati 5 milioni di stranieri. Ma se non ne nascono più nemmeno 100.000 all'anno, vuol dire che la nazione si autodistrugge da sola. E pensate a quanti bambini uccisi, maltrattati, a quanti poveri disgraziati abbandonati. Allora chi è che ci deve? È chiaro che allora la società è una dimensione della cultura e nella società ci devono essere persone capaci di difendere l'umanità. Se questo non avviene non serve fare tante belle cose, tante conferenze e poi nessuno controlla. Allora è chiaro che ci vogliono dei controlli, come giustamente si chiede. Ma i controlli dipendono da noi che riusciamo a capire la vita e vogliamo salvaguardarla al meglio delle nostre possibilità. Solo che noi, ciascuno che vive in un ambiente, appartiene a una cultura e non sempre riesce a entrare nella visione dell'altro. E ci sono delle culture già sbagliate inizialmente, cioè non riferite all'umanità di Gesù, che pure hanno il desiderio di una vita bella, trascendente, significativa, ma non hanno la possibilità di trasformarla in quella umanità che è veramente rispetto di ogni dignità umana, diritto alla vita, alla salvezza della vita, ai beni della vita, a godere delle cose necessarie alla vita, a curarsi la vita e per noi cristiani a riconsegnarla a Dio alla fine della vita. Ecco, allora capite perché c'è un rapporto molto lungo nella storia tra la fede e la cultura. Pensiamo brevemente ai passaggi iniziali del cristianesimo.
Vorrei fare anche una premessa a questa realtà nuova. La premessa è che fondamentalmente la vita la dobbiamo considerare propria, non al servizio degli altri. E il proprio appartiene all'identità della sua capacità di migliorarsi umanamente. Ognuno dovrebbe essere in grado quotidianamente di dire che cosa faccio per togliere qualche vizio che mi... ma non semplicemente dal punto di vista materiale, intervenire cioè sul corpo, perché il corpo oggi prevale sulla mente e sul cuore. Allora si abbellisce il corpo, ma si depauperizza la mente, si diventa mostri, si appare ciò che non si è. Il Vangelo di domenica scorsa si diceva esattamente questo. Ai farisei, non fate quello che dicono, ma essi non fanno. Fate piuttosto la volontà di Dio. Va bene? Allora capite, in questa storia, all'inizio del cristianesimo, i cristiani che cosa hanno fatto? Hanno incominciato a parlare di Gesù, uomo. E hanno detto che era figlio di Dio, quindi c'era anche il rapporto con il trascendente, la fede. Però, quando facevano questo tipo di intervento, che cosa ricevevano? Batoste, persecuzioni, martirio. I primi martiri sono stati i cristiani che erano costretti a credere la loro fede, però chiusi nelle catacombe, per conto privato. La fede è un dono per tutti, quindi è pubblico. E la si deve manifestare anche quando un altro non l'accetta. Quindi i primi cristiani hanno trasmesso la loro fede testimoniando con la loro vita, morendo da martiri e accettando con coraggio. Questo avviene anche oggi in alcuni paesi dell'Africa, dell'America. L'ultima statistica che ha fatto l'Università Cattolica nel 2022, siamo a 23 ancora, è che i cristiani in Italia stanno scendendo del 5% dopo 10 anni, scendono sempre di più. In Africa aumentano del 10%, in Asia aumentano del 7%. Allora, quando arriva l'annuario delle statistiche del Vaticano, quanti sono i cristiani nel mondo nel 2022? Sono circa, non so, 2 miliardi e mezzo, non ricordo, no, di meno, 1,5 miliardi. Beh. Però dice, è aumentato dell'8%, però in Europa è sceso del 5% e in Italia è sceso del 4,5%. Allora capite che la cultura la si vive inserendo il valore dell'uomo secondo il progetto di Dio. Allora, la cultura la si vive vivendo le scelte che uno deve fare secondo il proprio giudizio di fede. Allora, tutti quelli che sono devozionisti non hanno il coraggio di mettere in palio la propria vita. Non sono autentici missionari, non trasmettono testimoniando la loro fede. E sono stato per un mese e mezzo un po' isolato a Caserta, perché qui dove sto in Salernitana dovevo fare dei lavori, va bene, la camera non era disponibile. È venuto uno a confessarsi 2 minuti prima che stavo incominciando a celebrare la messa. Lì c'era scritto: orario delle confessioni da tale ora a tale ora. Le messe festive si celebrano in queste ore, durante le messe non si confessa, le messe festive, non quelle feriali, perché la messa festiva è un incontro con il Signore nel sacramento e nel sacramento bisogna essere presenti.
E mi sono arrabbiato perché è venuto uno. Avevo dato la benedizione finale e stavo uscendo. Padre, mi fa la comunione. Dico, e come, dove stavi tu? Ah, dice, stavo a confessarmi. C'era un'altra sala, c'era un altro che confessava. Quindi anche lì non si rispettava la regola. Vabbè. Quello vuol dire che anche all'interno della Chiesa non siamo molto convinti di una visione comune, no? E dico, allora tu adesso fai il precetto festivo e la confessione annuale. E vuoi la comunione fuori della messa. Non sai che cos'è la messa, non sai che cos'è l'Eucarestia. Ma non mi vuole fare la comunione. E che prete è? Dico, non voglio sciupare il corpo di Cristo. Allora, per dirvi come molto si è attaccato a certe mentalità che è difficile cambiarle, allora ci vuole un rapporto concordato tra coloro che ci credono veramente e non si lasciano corrompere. I politici si lasciano corrompere dai manipolatori. Google, non sappiamo in mano a chi è, Google sta governando il mondo con l'intelligenza artificiale. E voi ogni giorno, anche io ho trovato nel computer una indicazione che mi invitava a fare qualche cosa. Ho detto, non voglio cambiare granché, niente, perché so che ci può essere qualche trucco. Ci sono dei manipolatori occulti, dobbiamo difenderci. Ecco perché allora il problema della fede è una capacità di essere autenticamente umani nelle caratteristiche fondamentali che dobbiamo difendere prima di tutto in noi stessi e poi negli altri. Per cui ci sono delle condizioni che devono regolare il rapporto tra il modo di vivere noi la fede nel Gesù della vita e di entrare in una cultura per tentare di scardinarla dall'interno. Allora, la cultura è umana, la fede è divina. La fede, se entra nell'umano, la può cambiare, ma ci vogliono delle persone capaci di fare questo miracolo di trasformazione. Questo significa fede. E questo significa che fondamentalmente oggi bisognerebbe cambiare la pastorale dell'evangelizzazione con la pastorale della nuova umanità, della nuova intelligenza umana, perché solo la nuova intelligenza umana può dominare lo squilibrio del dominio della tecnica. La tecnologia è preponderante in tutti i settori della vita. E noi aspiriamo sempre a cose nuove. E quando arrivano le cose nuove, dopo un poco ci siamo stancati e ne vogliamo altre. Ecco perché si perde il senso dell'umanità. L'ultima riflessione, paragrafo terzo, vabbè, l'uomo è Dio. Allora, chi è questo uomo? Come è? Come è fatto? E chi è questo Dio? Che idea abbiamo di Dio? Parliamo di Dio. Chi è Dio? Come è Dio? Che cosa ha fatto Dio? È una parola che ci sfugge. Per cui, fondamentalmente, la risposta ce l'ha data stesso Dio alla domanda, chi sei Dio? Io sono colui che ti ha fatto diventare uomo. E che significa diventare uomo? Devi diventare con la stessa natura del mio figlio Gesù, che ho fatto entrare nella tua umanità. Allora, l'umanità deve essere segno portatore di un dono che non si vede, ma che si vive. Non si vede perché è di fede, si vive perché è cultura, cioè modo di fare, modo di comportarsi. Allora, se una comunità credente è autenticamente animata dalla fede, trova sempre il modo di trovarsi per celebrare,
per testimoniare, per annunciare, per rinnovare, per riportare alla fonte dell'origine quello che si è perso lungo il cammino. E senza una buona intelligenza e una capacità forte di relazioni personali, questo Dio, l'uomo di oggi, non lo vedrà mai. E molti cristiani che credono di vedere Dio lo vedono in San Rocco, in Santa Lucia, San Matteo, eccetera, ma non nel Figlio di Dio. Allora chi sono i santi? Non sono Dio, non sono a posto di Dio. La fede, quando si riduce a sola devozione popolare, non è fede, perché annebbia la mente dell'uomo e non si apre a quello che è l'invisibile. Allora ci vuole questa forza straordinaria di credere in Gesù, Figlio di Dio fatto uomo, perché Dio non appare se non in questa realtà concreta. Dio non si vede, non si sente, non si tocca. Quindi al di là e oltre. Allora, quali sono le caratteristiche di Dio? Dio ha creato l'uomo a sua immagine. Questa è la fede. Allora, nell'immagine dell'uomo dovremmo vedere l'immagine di Dio. Ma non può essere un'immagine di violenza, di tortura, di squilibrio, di dissipazione di bene, di tanti altri mali del mondo. La relazione fondamentale del rapporto di una cultura con Dio è quando Dio appare nella difesa di tutti i valori umani di cui è portatrice quella cultura, che ha una sua storia e dietro questa sua storia trasporta in avanti, rendendo sempre nuova la realtà. Quindi una cultura statica, tradizionale, non risponde al principio della fede, perché la fede vi fa credere che ogni giorno Dio interviene, ogni giorno Dio crea attraverso la presenza creatrice di chi crede in Lui. Va bene? Allora capite perché bisogna ricollocare una visione veramente umana, prima ancora che dire credi in Dio, credi nell'uomo. Perché oggi non si crede più nell'uomo, si crede solo nella scienza. E difatti la maggior parte degli scienziati sono atei. Ci sono alcuni che dicono: io seguo la ragione, seguo l'intelligenza, e va bene, segui la ragione. Ma la ragione è un dono che Dio ha fatto per realizzare esattamente un progetto di presenza diverso nel mondo dell'umano. L'umano deve essere coltivato. E allora lì intervengono le società, lì interviene la politica. Ma se chi governa come politico non difende l'uomo nella sua identità, si lascia trasportare da queste forme deteriori di umanità. E allora che cultura è? È una cultura della distruzione dell'uomo. Quindi Dio lo rendiamo presente semplicemente con la nostra personalità umana. Allora ecco perché bisognerebbe recuperare e ricominciare a ricostruire la difesa di tutti i diritti. Va bene, ringraziamo Don Giuseppe, diciamo che lui ci ha spezzato quello che poi potete anche approfondire leggendo. E proprio alla fine della relazione scritta troviamo anche la risposta un po' qui. Cioè, senza la Bibbia, che ha ispirato l'uomo nella sua lunga storia, quindi il libro di vita, cosa sarebbe stato il mondo e la cultura di 30 secoli di umanità in tutti i suoi pur molteplici rami? Niente cultura biblica, niente cristianesimo, niente padre della Chiesa, niente monachesimo, niente rinascimento, niente arte religioso. Tutto apparirebbe un deserto.
senza il formidabile appello cristiano alla libertà creativa dell'uomo, non si sarebbe mai potuto pensare ciò che è l'uomo è il dono che Dio gli ha fatto, ciò che si diventa è il dono che l'uomo fa a Dio. Ora i cristiani sanno che il vero loro compito è quello di dare alla storia un posto in Cristo, e certamente non è poco. Questa è la sfida a cui siamo chiamati. Ci salutiamo come ogni nostro incontro a mezzogiorno, salutando la Vergine Maria, colei che ha fatto sì che quel Dio che la Signora vuol vedere ha assunto un volto, una storia, una carne visibile nella persona di Gesù Cristo. Lui è il volto. Chi vede me vede appunto il Padre. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, infondi il nostro spirito a tua grazia, oh Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato in relazione al tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, per intercessione della Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Amen. Angelo di Dio, segno custode, illumina, custodisce, e gioventa a me. Fui affidata dalla pietà celeste, l'eterno riposo, nostro Signore, splenderesti nella luce del petto, posto in pace. Amen. Signore, ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Grazie per la vostra presenza, a chi ci ha seguito anche attraverso Tele Diocesi.